in questo numero del Salus TG. Cambiamenti climatici, allergie, sfida per cure. Grillo, Fieri dell'Italia che dice sì, al via campagna per la donazione degli organi. Spaccavano le ossa per truffare, 50 le vittime. Aumenta in Italia il popolo degli allergici, sotto accusa anche i cambiamenti climatici. Col fatto che diventiamo sicuramente sempre di più un paese tropicale e che ha dei periodi di piogge molto veloci e molto consistenti, ma ha dei periodi di secca. Io consiglio sempre di prevenire, soprattutto se c'è stata una prima sensibilizzazione in una prima stagione, nella stagione successiva di anticipare il test allergologico, perché questo ci consente di valutare se fare un'immunoterapia specifica in un periodo fuori dal periodo di pollinazione, che è la correttezza dell'iter diagnostico, e soprattutto evitare che ci sia una polisensibilizzazione. E da questo punto di vista scegliere la giusta immunoterapia è un po' più complicato per l'allergologo, ma sicuramente la sfida che abbiamo nei prossimi anni. Quella che dice sì alla donazione degli organi, delle cellule e dei tessuti è un'Italia generosa di cui possiamo andare fieri. L'ho detto il ministro della Salute Giulia Grillo, ribadendo però che il nostro impegno deve proseguire e rafforzarsi. Adesso lo sai, adesso puoi decidere. È lo slogan scelto per la campagna di comunicazione del Ministero della Salute, in onda sulle reti televisive nazionali. Obiettivo: rimuovere le resistenze psicologiche alla dichiarazione di volontà, accrescendo la fiducia verso il servizio sanitario. 250 indagati, 159 capi di imputazione, 34 fermati dalla polizia e 8 dalla Guardia di Finanza, per un giro d'affari di oltre 1,6 milioni di euro. Sono i numeri dell'operazione Tantalo 2, che a Palermo ha sgominato una banda criminale che organizzava truffe alle assicurazioni. Più di 50 le vittime compiacenti reclutate da squadrette di spaccaossa in luoghi frequentati da soggetti ai margini della società, attratti dalle promesse di facili e cospicui guadagni, peraltro mai corrisposti dall'organizzazione criminale.